Buonasera a tutti, sono Davide Di Laura della classe prima B e in questa sera tramite un esperimento riguardante l'atomo di Bohr svolto da Martina Barbato, una mia compagna di classe, noteremo come tramite l'eccitazione, quindi con il riscaldarsi degli atomi di diversi elementi, a differenza dell'elemento cambierà anche il colore. Prima dell'atomo di Bohr troviamo l'atomo di Thomson, in cui elettroni e protoni sono disposti in modo omogeneo. Successivamente troviamo l'atomo di Rutherford. Lui fece un esperimento in cui è presente una lamina d'oro. Si rese conto che lanciando questi raggi, ossia i raggi alfa, alcuni di questi ritornavano indietro e la maggior parte invece continuavano a oltrepassare la lamina. Di conseguenza si rese conto che i raggi colpivano soltanto un piccolo nucleo. Nel 1913 troviamo l'atomo di Bohr. L'atomo di Bohr si basa sulla meccanica quantistica e Bohr ipotizzò che l'elettrone si trovasse su un'orbita specifica. Quando si trova sulla propria orbita ha un'energia minima, quando passa invece da un'orbita all'altra assume più energia. Quando l'elettrone si trova su un'orbita più vicina a quella del nucleo è in stato fondamentale, invece passando da un'orbita all'altra è in stato eccitato. Successivamente all'atomo di Bohr vediamo che si affermò la duplice natura della luce, in cui la luce si può comportare sia come un'onda che come una particella. De Broglie, nella sua tesi di dottorato, propose che la lunghezza d'onda dipendesse sia dalla massa che dalla velocità e di conseguenza lambda è uguale ad h fratto mi per mi. Quindi lambda è uguale ad h fratto massa per velocità. Dato che una particella si comporta sia come onda che come una particella, allora è impossibile calcolare contemporaneamente sia la sua velocità che la sua posizione. Successivamente il fisico tedesco Heisenberg propose quest'idea trasformandola in un'equazione, nota come principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel 1926 il fisico tedesco Schrödinger propose l'equazione d'onda di Schrödinger, in cui l'atomo non era più formato da delle orbite, bensì da degli orbitali. L'orbitale è definito da tre numeri quantici e descrive la probabilità maggiore in cui si può trovare un elettrone. Troviamo il numero quantico primario n che determina l'energia dell'orbitale, il numero quantico secondario l che determina la forma dell'orbitale e il numero quantico magnetico m che determina invece l'orientazione dell'orbitale. Adesso possiamo vedere che per risaggio alla fiamma useremo il becco Bunsen. Alzando la rotellina possiamo notare che i buchi si chiuderanno e di conseguenza non ci sarà l'ossigeno, quindi il colore sarà arancione. Scendendo con la rotellina invece i buchi si apriranno, entrerà l'ossigeno e il colore sarà blu. Adesso spiegheremo l'atomo di Bohr. Vediamo che Bohr ipotizza che ogni elettrone si trova su un'orbita e quando passa da un'orbita all'altra possiede energia. Quando l'elettrone si trova su un'orbita più vicina al nucleo è stato fondamentale perché possiede poca energia. Passando da un'orbita all'altra possiamo vedere che possiede più energia e quindi si allontana. Adesso possiamo notare che ogni elemento ha un colore differente. Metteremo prima il filo di platino nell'acido cloridico, successivamente nel litio e infine alla base. E vedremo che il colore che uscirà sarà rosso. Azione! Ripeteremo l'esperimento con un altro elemento, il sodio. Allora, mettiamo nell'acido cloridico, successivamente nel sodio e infine di nuovo alla base. E possiamo notare che il colore sarà giallo. Passiamo adesso al terzo elemento, il potassio. Immergiamo prima nell'acido cloridico, successivamente nel potassio e vediamo che il colore che uscirà sarà viola. Il prossimo elemento è il calcio. Immergiamo nel calcio, mettiamo alla base e vedremo che il colore sarà arancione mattone. Infine, il quinto e ultimo elemento è il solfato di rame. Mettiamo nell'acido cloridico, nel solfato di rame, alla base e vedremo che il colore sarà verde.
Infine, con tutti e cinque gli elementi, vogliamo provare a creare una fiamma con più colori.